Un colloquio di lavoro fa già abbastanza paura di per sé, ma immagina di doverlo affrontare in una lingua non tua, cioè in inglese. Oggi voglio darvi alcune frasi utili che saranno sicuramente di aiuto durante un colloquio di inglese e scopriremo quali sono le tre tipologie di domande più comuni e vedremo delle risposte per ognuna di esse. Prima di tutto vedremo come rispondere a delle domande sulla tua esperienza. In un normale colloquio di lavoro ti viene chiesto il tuo livello di esperienza in vari ambiti e in vari settori. Quindi vedremo una serie di domande, tutte che iniziano con la frase in inglese Have you ever? Have you ever worked in a team? Yes. In my last job, I worked in a small team of three people. Great. And have you ever traveled for work? Yes. I traveled to Germany for a company conference. But other than that, not regularly. Per chiedere della tua esperienza, chi fa un colloquio di lavoro ti chiederà della tua esperienza usando la frase Have you ever nel present perfect. Have you ever traveled? Have you ever worked? Però tu dovrai rispondere nel past simple, perché stai parlando di un momento specifico nel tempo. Per esempio, I worked o I traveled. Quindi se la domanda ti arriva al present perfect, have you ever, è giusto rispondere con il past simple e sarebbe una buona cosa prepararti delle risposte al past simple rispetto alle esperienze che hai fatto. Per esempio, I worked for 3 years in marketing. I led a big team. I managed a budget. Probabilmente in un colloquio ti verrà chiesto di descrivere te stesso e di parlare delle tue competenze, cioè le cosiddette skills. Quindi ti consiglio di preparare in anticipo alcuni skills che sono rilevanti al lavoro che stai cercando e di essere preparato per questa domanda. Vediamo insieme una mini conversazione. David, tell me about your skills. Well, I have excellent IT skills. I'm good at meeting deadlines and I work well in a team. Parlare di se stesso e descriversi in inglese non è mai facile, quindi vediamo insieme alcuni esempi, alcune parole, alcune frasi che possono aiutarti a superare brillantemente questo step. I have good people skills. Sono bravo con le persone. I'm well organized and hardworking. Sono organizzato e lavoro sodo. I'm confident, friendly and willing to learn. Sono sicuro di me, amichevole e pronto ad imparare. Non sentirti in imbarazzo di parlare di ciò che sai fare. Cioè è proprio questo che un'azienda anglosassone si aspetta, che tu possa essere sicuro di te, parlare bene delle tue competenze, sapere di valere. E quindi be confident. È quasi certo che ti verrà chiesto Why do you want this job? Perché vuoi questo lavoro? E come rispondere? Ovviamente dipende anche dalla tua motivazione. Ora vediamo alcune possibili risposte. Why do you want this job? Well, my big passion is social media. I'm looking for a new challenge to take the next step in my career. And I love what I've heard about the company. Le keywords che ti saranno utili qua sono big passion, la tua grande passione, new challenge, una nuova sfida, e next step, il prossimo passo nella tua carriera. Spero che questo video sia stato utile. Voglio finire con i miei due tips, due piccoli consigli culturali su come sostenere i colloqui in lingua inglese. Numero 1. Quando parli delle tue skills in un colloquio di lavoro, ricordati sempre di dare qualche esempio concreto, magari un momento in cui hai veramente dimostrato questa competenza in modo pratico. E ovviamente ricordati sempre di utilizzare il past simple. Numero 2. Usa le tue soft skills, la stretta di mano, il contatto visivo, in inglese eye contact, e ricordati di essere sempre, ma sempre molto polite. Se vuoi qualche altro consiglio e delle frasi indispensabili per fare un'ottima figura nel tuo prossimo colloquio in lingua inglese, abbiamo fatto un altro video sull'inglese polite, cioè dei modi di dire educati che possono aiutare proprio in una situazione più formale come un colloquio di lavoro. Quindi, good luck in your next interview and see you next time!